engaña solo la intermediación. Esto es una locura increíble. La libertad es permitir de vivir con dignidad a todos. La presenza di Slow Food qui in Uruguay è una piccola presenza ma significativa, perché ci sono una trentina di comunità di piccoli produttori, ci sono quattro convivia che lavorano per la difesa dei frutti nativi, della pesca artigianale, della produzione di formaggio e anche del biologico. Quindi io penso che sono delle avanguardie che però cresceranno in questo paese, cresceranno perché i danni di una alimentazione industriale di cattiva qualità incominciano a far sentirsi anche dal punto di vista della salute della gente, e quindi sta crescendo una maggiore sensibilità su questi temi.